File chilometriche anche oggi, Gianluca, 5 chilometri per arrivare qui all'outlet di Valmontone. Un'aria fredda e sferzante non ha fermato certo i compratori, tant'è che le cifre del giorno parlano già dopo 3 ore dall'apertura del centro commerciale di 20.000 persone che sono arrivate qui, un 5% in più, ci informavano dalla direzione rispetto allo scorso anno. Queste cittadelle dello shopping sono particolarmente visitate da chi cerca l'acquisto in saldo, ma sentiamo un po' le impressioni di chi compra o ha già comprato. Cosa ha comprato? È un po' di tutto, un po' di borse. Ho preso varie cose, pure un telefono, sempre roba d'abbigliamento. Quanto ha trovato come ribasso? Beh, diciamo abbastanza conveniente. 20, 30 o più per cento. Sì, diciamo ci sono dal 30 anche al 70. Ovviamente dipende un po' dal prodotto, perché è chiaro che se ti muovi sui prodotti di marca, diciamo che lo sconto è sempre un po' finalizzato a quello che è il prodotto. Cosa ha comprato? L'abbigliamento da tennis, scarpe per ragazzino. L'occasione c'era nonostante le file. Diciamo di file, un po' troppe persone. Sì, Confcommercio stima una spesa media per potenziale acquirente di 120 euro, si tratta di un 10% in più rispetto allo scorso anno. Di parere opposto il Codacons. Vediamo, aspettiamo le cifre ufficiali per vedere come stanno andando realmente questi saldi invernali. Qui la gente comunque è tanta e affolla questo centro. A voi la linea.